Sono, no, le sensazioni sono bellissime perché è un'esperienza che mi sta dando, mi ha dato tanto e mi ha regalato una nuova possibilità di riaffacciarmi in maniera diversa nel mondo musicale e di riuscire a riscattare anche un'immagine che avevo lasciato un po' di tempo fa, quella del pazzo. Però In realtà sono sempre io mi pazzo, ma ricordo sono tutto, io mi ricordo tutto, mi sempre ricordo anche perché avevi lasciato, non è che pazzo. avevi Sì. lasciato così di punto in No, bianco, per amore l'avevi vabbè, fatto, sì, diciamo sì, per amore. ok. E l'amore, diciamo, appunto, è anche un po' il tema Sì, del della mia pezzo. Mi dice un canzone. po' il momento in cui l'hai scritto. Senti, il pezzo l'ho scritto a gennaio, mentre la mia ragazza stava cucinando il pollo, ti giuro. Io ero in sala con i cani, che abbiamo adottato dei cani, No. Che si e chiamano? Pinta, Ecco, già mi sei più ovviamente, e simpatico, Aria. Enrico. Guarda, dico che Aria, la Pinta e battaglia è Aria. conquistata. Il mio vincitore. Che cani sono? No, l'ho adottato, perché i cani si Amore. adottano, Bravo. salviamo Hai perlomeno, ragione. bisogna essere umani anche noi. E niente, ho scritto questa canzone, mi è venuta realmente di getto, non che come vengono a volte le canzoni, delle volte nascono con un parto, durano 9 mesi perché stai mesi e mesi a lasciare il testo, a capire, invece questa è venuta in 10 minuti, boom. Devo sputato tutta la mia verità del momento e mi sembra che sia arrivato. Credo che chiunque si potrebbe riconoscere. Dedicata ai cani, ovviamente. Ovvio che Certo. anche io ci spero sempre perché mai mollare, almeno. Tanto c'è sempre tempo di fare un lavoro che non ti piace, di fare un lavoro di bene. Perlomeno rischia di farne uno che ti piace. E almeno oggi purtroppo funziona così. Credo che sia la volta giusta, ma solo perché questa volta mi sento io riconoscibile in tutto e per tutto nelle mie canzoni. Credo di aver trovato la mia maniera di scrivere le canzoni. Quante ne hai pronte? Tante. Ho tanti anni di fame e di provare a fare. Perché quando poi provi e hai fame, non scrivi più tanto per scrivere. Scrivi per il getto, ma scrivi anche per colpire.